Innanzitutto onoratissima di essere stata ospitata in un contesto bellissimo come questo. La città di Siena è una meraviglia per gli occhi e per il cuore. E di essere stata chiamata proprio magari a parlare di sport e dell'essere donna all'interno dell'ambiente sportivo. Per me il valore donna è un valore importantissimo in questo contesto e lo sport sicuramente mi ha dato quell'opportunità di diventare la donna che sono oggi, di avere consapevolezza dei miei mezzi, di saper sfidarmi in tante cose ogni giorno. Un atleta cerca nella quotidianità, stoccata dopo stoccata, di migliorarsi. Questa cultura mi è rimasta anche nella vita di tutti i giorni, oggi che il fioretto è appeso al chiodo ormai da qualche anno, sia come donna, sia poi come mamma, tra l'altro, di una bambina. Per cui credo che bisogna fare veramente ancora tantissimi passi, e a livello sportivo già ne sono stati fatti un bel po'. Diciamo che ci sono diverse donne che ricoprono ruoli importanti, ma non ancora abbastanza, e quindi abbiamo veramente tanto tanto lavoro da fare, ma io cerco sempre di essere positiva e penso che quando mia figlia avrà la mia età, insomma, finalmente forse avremo costruito una società completamente equilibrata.